Gabriele Gravina, vado subito dritto. Nel calcio il fair play esiste? Davvero? È una precondizione essenziale. Non ci può essere sport se non è corretto, non ci può essere sport se non c'è etica e quindi sappiamo benissimo che prima ci deve essere l'etica, poi c'è sicuramente l'evento sportivo e tra questi due momenti c'è un sistema di regole, c'è un sistema di, sono diverse dimensioni. E noi dobbiamo far sì che tutto questo che c'è tra l'etica come precondizione, quindi come mondo dei valori e il momento della competizione sportiva, ci sia un rispetto di quelle regole che appunto permettono di vivere insieme al meglio proprio l'evento sportivo. Le faccio un'ultima domanda, Gabriele Gravina si è già espresso, ma vorrei che lo rifacesse anche in questa sede, un suo pensiero su tutto quello che si sta dicendo sulle squadre B del mondo del calcio. Ma io l'ho già ribadito, mi sembra che poi alla fine tutti cominciano ad avvicinarsi al mio concetto. Il progetto Seconda Squadra è un progetto straordinario da valorizzare, ma è un progetto complicato, un progetto molto, molto difficile, molto complesso, che richiede riflessioni e applicazioni puntuali, meticolosi, ma soprattutto richiede degli approfondimenti. Ho la sensazione, piuttosto fondata, e questo mi preoccupa molto, che c'è stata un'accelerazione incredibile nella partenza di questo progetto, che correrà il rischio, a mio avviso, da un lato di inficiare l'idea stessa del progetto e dall'altro dare l'impressione che la montagna avrà partorito un piccolo topolino, perché o una, massimo due squadre potrebbero essere quelle interessate al progetto Seconde Squadre.